Di Pietro Finelli incontra situazioni diverse come nel rituale greco della vestizione. Le immagini cambiano significato perché sono assediate dall'innamoramento della visione dell'invisibile. È giusta l'analisi? Sì, l'analisi è pertinente perché nel lavoro di Pietro Finelli ci sono varie contaminazioni colte che spaziano dalla letteratura all'arte, al cinema ovviamente. Infatti, diciamo, gran parte dei suoi lavori si ispirano in qualche modo al cinema noir, analizzando soprattutto quello che è l'aspetto più legato all'enigma, all'inconscio, quella che possiamo definire anche una psicologia dell'arte intesa proprio come psicologia legata all'emozione o comunque alla memoria, comunque tutto ciò che fa parte del subconscio, dell'invisibile appunto. E credo che questo sia appunto un tema molto pertinente, in quanto la nostra conversazione, appunto la prima conversazione con Pietro, è nata proprio da un incipit che era una poesia di Baudelaire in cui si parla proprio dell'oscurità, quindi dell'invisibile. Baudelaire appunto sosteneva che a volte si riesce a vedere maggiormente attraverso una finestra chiusa, una luce di una candela, piuttosto che la piena luce del sole o comunque in pieno giorno. Ed è proprio quello che ci trasmette Pietro attraverso il suo lavoro. Attraverso questa oscurità in realtà ci invita proprio ad andare oltre, ad analizzare tutto ciò che è invisibile. Pietro Finelli con le sue opere ci restituisce il significato poetico delle maestose rovine di un linguaggio in crisi che purtroppo oggi attraversa il nostro tempo. In effetti, attraverso il lavoro di Pietro Finelli, che si ispira al cinema noir, come appunto abbiamo già detto, c'è una visione anche poetica in realtà della vita, cioè le sue ambientazioni, comunque i personaggi che li ritrae, comunque conservano un romanticismo, una poesia che effettivamente non è strettamente legato alla filmografia noir, ma appartiene piuttosto ad un tipo di ricerca personale dell'artista che porta avanti appunto sin dagli esordi della sua carriera. Oltre la siepe che separa la casa di Radley dalla strada c'è l'ignoto. Il buio oltre la siepe rappresenta l'ignoto e la paura che genera il pregiudizio. Cos'è per te il buio? Il buio per me, oltre quello che è, diciamo, il discorso corrente,
perché normalmente il buio viene opposto alla luce, quindi quasi ha un riferimento negativo. In realtà, secondo me, il buio è il luogo dove si genera la luce. Non è una contrapposizione. Il buio è la luce. Quindi, secondo me, bisogna intanto uscire da questi cliché, anche a livello linguistico. Poi, lavorando da anni su questo discorso buio, luce, ma un buio, un'oscurità che produce, ancora per utilizzare questi termini, che produce luce, anzi che produce visione, visibilità, quindi proviene dal buio, non è il lato a fianco oltre, è la luce. Percezione agli stimoli luminosi, l'esercizio della facoltà del guardare, la direzione ed espressione dell'atto visivo. Se e dove vorresti condurci? Penso che per rispondere a queste diverse domande la cosa migliore è guardare questo lavoro. Perché attraverso il lavoro, secondo me, è più facile e soprattutto perché è la cosa più interessante. Il lavoro, il mio lavoro, si interessa, diciamo, a più livelli di lettura. Ci sono dei livelli di lettura che sono, in questo caso, la mia ultima ricerca degli ultimi 10-15 anni verte sulla visibilità nel cinema, di cui io destrutturo, diciamo, l'immagine, però per tornare alla pittura. Nel mio caso quello che mi interessa è la pittura contemporanea, il disegno contemporaneo. Quindi tutti i problemi che concernono la visibilità, la visione, l'osservatore, sono all'interno, diciamo, del mio discorso pittorico. E in questo caso è possibile proprio vedere questa, non solo la concentrazione, perché la concentrazione dello sguardo tra due persone, tra due volti, ma quello che è interessante nella pittura, vorrei dire, è, nel mio caso, io la chiamo la deflagrazione del mezzo, dell'elemento, del punctum della pittura. Cioè, la pittura non è un discorso tematico, qualcosa che si aggiunge. Parte proprio linguisticamente, proprio dalla sua medialità. Parte proprio da questa struttura linguistica che la pittura possiede all'interno. E quindi abbraccia un po' le diverse espressioni che tu hai indicato. Una figurazione virtuosistica, fine a se stessa, libera da ogni citazionismo che dimostrano le tue opere. Il discorso sulla figurazione e sull'astrazione è un discorso ormai, secondo me, ampiamente superato da Richter e da tanti altri artisti che indifferentemente lavorano sia sull'astrazione sia sulla figurazione. Nel mio caso l'astrazione io la intendo in senso aristotelico. In che senso? Astrarre qualcosa da una materia, l'astrazione che da un'idea, non un'astrazione formale, in contrapposizione a quella che normalmente può essere una figura o una oggettualità di cui noi individuiamo le caratteristiche. Per me l'astrazione è qualcosa, appunto, da tirar fuori, estrarre da una materia. E poi, come in questo caso, cioè quella che è in apparenza astrazione, in realtà è una figurazione, e ambedue le cose, è una sorta di rimando a una pellicola. Quindi
è qualcosa che ha a che fare con sia la figurazione sia l'astrazione. L'arte di Pietro Finelli incontra situazioni diverse come nel rituale greco della vestizione. Le immagini cambiano significato perché assediate dall'innamoramento della visione dell'invisibile. Sì, le immagini sono cangianti come appunto il visibile, come dici tu. Secondo me questo, a prescindere dal tema o dalle figure, è qualcosa che anche un quadro totalmente nero può avere quella che tu definisci vestizione. Questa vestizione che la pittura compie a livello così, come dire, di sovrapposizione di memoria. La vestizione nella pittura io la intendo proprio come un vestirsi con quello che c'è stato, quello che c'è, per tendere a quello che verrà. Quindi questi tre momenti del passato, del presente e del futuro. Grazie. Grazie a Pietro Finelli. Grazie a te.